C'è un dolore inconsolabile, ma attorno a tuo figlio un bene immenso, una solidarietà grande, spontanea, genuina, come questi ragazzi che ti circondano d'affetto. Eh sì, oggi ricordiamo Renzo nuovamente, ai suoi 2 anni, 2 anni che mio figlio non vive più. In questa strada, ovviamente, perché è dove ha perso la vita Renzo, e oggi siamo qua ad urlare giustizia perché questo non accada più a tutti questi ragazzi che ogni giorno sono sopra i motori, sono sulle macchine, vanno a scuola, e dobbiamo dare agio di poter tornare a casa dai loro familiari. Che non ci siano altre mamme che come me oggi ancora chiedono giustizia e che ogni giorno combattono per la sopravvivenza, perché ormai si sopravvive. Quando va via un figlio è una lotta per la sopravvivenza, non è più vita. Ed oggi siamo qua per ricordare Renzo, perché non verrà dimenticato, perché non deve accadere questo, ma soprattutto perché giustizia venga fatta, perché sono 2 anni ad oggi e fino ad oggi tutto tace. Diciamo che la giustizia farà il suo corso, lento, ma lo farà, ma tuo figlio non ti sarà restituito indietro. Il tuo grande coraggio sta in questo, nel chiedere sicurezza, sicurezza su queste strade siracusane che purtroppo sono pericolose sia dal punto di vista infrastrutturale, ma anche e soprattutto per la cattiva condotta di molti automobilisti. L'abbiamo visto anche in questi minuti, stando fermi qui, che vengono violate costantemente le norme del codice della strada. Esattamente, quello che chiedo ad oggi, chiedo che vengano fatti più controlli sulle strade siracusane, che si eviti, che si prevenga il danno, perché la prevenzione ovviamente è quello che non fa accadere queste cose, purtroppo queste tragedie.